privato, terrazzi e giardini. Il ministro Calenda a Portovesme, si è oggi una tappa fondamentale del futuro dell'Alcoa. È una giornata importante, ma qui si festeggia solo quando esce il primo lingotto di alluminio. La mia visita non è per festeggiare, ma è un segno di rispetto nei loro confronti, punto. Nei confronti degli oltre 200 operai che hanno atteso il ministro davanti ai cancelli dello stabilimento Alcoa di Portovesme, chiuso dal 2012. La fabbrica del Sulcis Iglesiente impiegava circa 1000 persone tra dipendenti e indotto. Oggi sono 403 gli operai in mobilità. Per noi è una giornata importantissima, dopo 5 anni di due lotte. Noi abbiamo firmato ieri, su indicazione del governo, il contratto con Alcoa e contiamo entro il 15 febbraio di firmare il contratto con il nuovo investitore. Oggi invece la firma assieme al presidente della regione Sardegna per l'accordo di programma sul rilancio dell'alluminio primario in Italia. La strada, ha ammesso il ministro Calenda, sarà lunga e complicata, ma è una sfida che dobbiamo vincere perché in Italia, ha detto, fare alluminio è possibile. Noi possiamo oggi pensare di riaccendere questo smelter perché abbiamo fatto una norma sulle imprese energivore che allinea il costo dell'energia a quello che c'è negli altri paesi europei. Un passo reso possibile grazie a un'azione collettiva portata avanti in questi mesi. Prossima pietra, l'incontro dell'11 gennaio al Ministero dello Sviluppo Economico. Sul tavolo, la trattativa sindacale per discutere del piano industriale e occupazionale.